I carabinieri del Comando Provinciale di Catania, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo delle carte di reddito di cittadinanza emesso dalla Procura Distrettuale di Catania nei confronti di 76 persone accusate a vario titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza per un periodo compreso dall'aprile 2019 al marzo 2021, con picchi in particolare nel periodo della piena pandemia. La mirata e rapida attività di indagine ha consentito di accertare che 25 soggetti, seppur privi dei requisiti, in quanto condannati con sentenza passata in giudicato per reati di associazione di tipo mafioso, hanno chiesto ed ottenuto il beneficio del reddito di cittadinanza. Alla stessa stregua, anche altre 51 persone hanno omesso di comunicare nella richiesta di reddito di cittadinanza il fatto di avere nel proprio nucleo familiare altri soggetti gravati da condanna irrevocabile per associazione di tipo mafioso. Di rilievo segnalare che tra i beneficiari del reddito di cittadinanza sono emersi uomini di onore e affiliati alle diverse consorterie mafiose attive nel capoluogo etneo e nella provincia, alcuni dei partecipanti a un summit mafioso della cupola etnea svoltosi nel 2009, l'autore di un efferato omicidio di mafia del 1999, nonché un elemento apicale di un clan di un centro della provincia di Catania, il quale ha rinnegato il proprio figlio divenuto collaboratore di giustizia e destinatario di minacce consistite nell'affissione di necrologi nel proprio paese all'indomani dell'uscita della notizia della propria collaborazione.